questa amministrazione dalla quale provengo, con cui ho servito questa città. Allora, innanzitutto non esiste solo lavoro amministrativo, esiste anche quello che io mi permetto di chiamare lavoro politico. Noi abbiamo costituito, prima di questa emergenza dell'estate scorsa, un'alleanza territoriale per la grave marginalità e per essenza di mora, e proprio questa struttura fatta di 7 realtà con il testo del Comune di Como, con dentro Caritas, Croce Rossa, Associazione in Croce, eccetera, che quando si è creata l'emergenza nella fine di luglio, al tavolo la convocazione l'ha fatta l'assessore alle politiche sociali Bruno Magatti, e lì si è cominciato a dire: tu che cosa puoi fare, tu che cosa sai fare, tu dove lo fai? E quelle cose che avete visto fiorire intorno non sono nate solo per lo spontaneismo, ma è nato anche per un lavoro politico che qualcuno ha svolto e del quale in questo momento, permettete, mi permetto di dire che sono fiero. Tenete conto che quel tavolo di coordinamento ha lavorato riunendosi 18 volte da primi di agosto fino a dicembre, 18 volte sempre in comune, e su quel tavolo sono andati a convergere tutti, dico tutti, senza nessuna esclusione, coloro che per qualche motivo istituzionalmente, come l'ATS, perché facente parte del coordinamento o perché associazioni libere e spontanee che sul territorio stavano dando una mano, e questo lavoro è quello che ha portato alla gestione, a una gestione equilibrata e mi permetto di dire anche intelligente, con la collaborazione di tutti, ha portato queste persone a occupare quello spazio temporale che era necessario prima di realizzare quel cuscinetto che è il campo di via Regina Teodolinda. Dico queste cose perché mi sembra giusto dirle, ma vi dico altre due cose che forse è il caso di saperlo, visto le polemiche di questi giorni. Ho detto prima che il bilancio del Comune di Como 2017 sono 18 milioni e mezzo, in Como città ci sono oggi 850 richiedenti asilo, l'anno scorso il contingente destinato alla provincia di Como era di circa 1500, più della metà sono sul Comune di Como, più della metà. Quest'anno il contingente è di 2100, quello stimato ad oggi, ho detto prima, l'ha ripreso Rapinese, 28 milioni e 6 dati alle imprese sociali perché si prendano cura, perché si prendano cura. Ricordate quella cosa che ho detto prima, il lavoro della cura delle persone. Quello che sa il prefetto e sanno tutti, che io contesto il fatto che questi soldi non vadano in lavoro di qualità, perché qualità significa essere in grado di lavorare con queste persone in maniera tale che rivedano e costruiscano allo stato attuale il loro progetto di vita e possano decidere se vogliono stare qua, e in questo caso fanno un percorso, se vogliono andare là, e in questo caso dovranno essere aiutati, o se volessero mai tornare indietro, in questo caso bisognerebbe aiutare a tornare indietro, non da sconfitti. Dico questa cosa perché in questo momento i numeri sono stravaganti. Noi abbiamo un dormitorio aperto tutto l'anno in via Napoleone, vi ricordo che sono stato tra i promotori del referendum che vuole il dormitorio aperto tutto l'anno. Questo dormitorio è gestito da Caritas, ci costa 132.000 euro all'anno la gestione, paghiamo 45.500 euro di canone che vanno a Ozana, un'altra realtà che si interessa di senza dimora, alla quale diamo un altro contributo di oltre 20.000 euro. Abbiamo degli spazi per la gestione dell'emergenza abitativa che vorrei che vi vedeste sul mio telefonino quando oggi mi scrive una persona che domani allo sfratto esecutivo, per capire di che cosa stiamo parlando. Perché il tema delle povertà non può essere lo scontro tra povertà. Non può essere lo scontro tra povertà. Allora dobbiamo avere un'intelligenza prima di tutto, nel senso di conoscenza profonda dei nostri compiti e di cosa dobbiamo fare. Circa due mesi fa, qui c'è qualcuno che mi è testimone, ho chiesto di essere ricevuto dal dirigente apicale di Regione Lombardia, il quale si interessa di inclusione sociale. Sono andato da questo dottore, si chiama Favini, ha fatto l'urologo e poi il presidente dell'ASL, non so cosa ci faccia a dirigere quel settore, non per porre un problema, ma per porre delle soluzioni su quale tema? Minori stranieri non accompagnati, che sono un tema che ci compete per legge. Quanti ne abbiamo avuti l'anno scorso? 192. Dove li abbiamo infilati? Li abbiamo messi in comunità educative. Perché in comunità educative? Perché noi crediamo che con un ragazzo non si possa giocare. Bisogna dargli una strada che gli dia la possibilità di imparare, di entrare in un percorso lavorativo. Abbiamo bisogno di qualità, non di scarsa qualità. Questo lavoro lo stiamo facendo. Cosa sono andato a dire al dottor Favini? E lo dico ai miei colleghi che forse non lo sanno, che in questo momento le comunità educative sono sature,
Questo è il nodo della vicenda. In questo momento la preoccupazione mia, e dovrebbe essere dei miei colleghi, è di che cosa fai domani quando nuovi minori che decideranno di lasciare i luoghi cui sono stati affidati. Perché anche questo è un problema. I famosi transitanti sono persone che erano stati nel contingente affidati a qualcuno da qualche parte, che hanno deciso di uscire di lì per venire a Como e tentare di passare la frontiera. Questa è la loro scelta. Noi dobbiamo spiegare a tutti coloro che stanno facendo il lavoro dell'accoglienza che se non fanno un lavoro di qualità con queste persone faranno esattamente la stessa cosa. Noi stiamo dando loro circa 1.000 euro al mese per prendersi cura. Ho detto per prendersi cura. Prendersi cura non vuol dire dargli da mangiare, da dormire, un abito da mettere. Si tratta di qualcosa di un po' più grosso. L'ho detto varie volte, noi in questa città abbiamo un'università che ha un corso di laurea in mediazione linguistico-culturale. Ma voi credete che facciamo studiare questi ragazzi per fare i volontari? C'è qualcuno che crede di andare a fare scienze dell'educazione perché poi domani c'è...